La prenotazione da Dominicas è alle 8, abbiamo tutto il tempo. Devi prendere qualcosa nella casa dei fantasmi? Questo è un capolavoro in stile neogotico. Un giorno spero di vivere in una casa così. È una scrittrice? Una delle migliori. Vuole che legga il suo ultimo manoscritto. Alice Tanner. Perché il nome mi è familiare? Ti ho regalato un paio di suoi libri qualche anno fa. No. È la donna in trattamento sanitario obbligatorio. Non è un appuntamento, è un caso. Sai cos'è il multitasking? Le hai rubato le chiavi. Ti coinvolgerei in una violazione di domicilio? Come siete entrati qui? Hai avuto la risposta. Quando ha fatto l'ultimo controllo? Parecchio tempo fa. A me non piacciono i dottori. Altre crisi epilettiche prima d'ora? Non che io ricordi. Manca ancora molto. Sono stanca. L'esame sarebbe più veloce se collaborasse con noi. Io collaboro. Sta evitando tutte le nostre domande. Perché dice così? Appunto. Io non vi ho chiesto di aiutarmi. Compiere un gesto suicida suggerisce il contrario. Non c'è stato nessun gesto. Mi è venuta quella crisi prima che riuscissi a mettere la pistola in bocca. Ci vuole dire perché? Volete sapere la storia della mia vita, il mio segreto e profondo dolore? E forse se mi apro appena un po', voi riuscirete a salvarmi? Cerchiamo solo di aiutarla. Grazie. Voglio una dottoressa. Ecco che è di nuovo evasiva. È mio diritto come paziente. Per favore, fuori, subito. Stanotte resterà in osservazione. Credete che sia così stupida da provare a uccidermi mentre sono in ospedale? Per vedere se ha un'altra crisi. Staremo lì sopra e non la disturberemo se non ci sono problemi. Le va bene? Qualsiasi cosa, purché ora ve ne andiate. House, Cristina ha consentito a non chiamare la polizia. Sarà clandestina. Per questo non ha denunciato il tentativo di suicidio. Ho chiamato io il 911. Ma quando si è ripresa ha detto che mi avrebbe licenziata se parlavo della pistola. E se lei si spara, che fine fa il tuo posto? Secondo me la signora è una persona molto depressa. Non esce mai e soprattutto non ha amici. Ha tutti quei soldi, ma non fa altro che scrivere. Devo vedere il suo ultimo manoscritto. Quello che scrive lo chiude sempre lì dentro. Si è mai lamentata di avere dei dolori fisici o stress? Sì. Dice spesso che le fanno molto male le mani e la schiena. Una scrittrice con il mal di schiena, molto utile. Andiamo. Certe volte la sento piangere di notte, quando pensa che nessuno ascolti. Avrei dovuto fare qualcosa. È vero. Che fai? Prima che esistessero i dischi rigidi c'erano... Quante ne mangia al giorno? Due a pranzo, certe volte tre.